Che schifo, che schifo. Bravi, oh, fate bene a fischiare, fischiateli, perché veramente uno schifo stasera. Ci deve essere la reazione, eccola la reazione, eccola, con una bella sconfitta contro l'Udinese, che quest'anno non aveva mai vinto. E Pioli pure tu, cioè veramente grazie con tutto il cuore, ti sarò per sempre grato per lo scudetto, ma basta, perché veramente non c'è un briciolo di gioco, è inutile che ce la prendiamo sempre con i singoli. Vabbè, guarda, posso solo immaginare cosa dirai e probabilmente stasera sarò d'accordo con te, quindi vai col violino. Pazienza, sono cose che nello sport possono capitare. Ma che? Il calcio come la vita sa essere imprevedibile. Ma sicuro di star bene? Hai capito o no che abbiamo perso contro l'Udinese? La sconfitta fa parte del gioco. E talvolta può rappresentare l'inizio del successo. Oh, ma si può sapere chi hai? Perché sta musica zen qua? Cioè, non ti ho mai visto filosofare, mai? Figuriamoci dopo una sconfitta, chi hai? Semplice, amico mio. Stasera ho raggiunto la tarassia. C'ha la tarassia. Stasera questo c'ha la tarassia. Che è sta cosa? Se mai è contagiosa, che è? La tarassia, l'imperturbabilità. Lo stato di perfetta serenità d'animo dovuto al distacco dalle cose e dalle passioni. E tutto questo grazie a Stefano Pioli, che è riuscito a farmi disinnamorare della mia passione più grande, il calcio. Oh, ma tu ne hai una nuova ogni volta. Stasera c'è qua la talassemia, cioè. Tu sei imperturbabile, io invece stasera sono incazzato nero. Anzi, per favore, cambiatemi la grafica qua sopra, grazie. Ecco, perfetto, così. Cioè, ma dico io, ma quante altre sconfitte, umiliazioni ha bisogno la società per capire che il ciclo di Pioli è finito? Se stai sperando in un esonero di Pioli, stai sereno, respira. Non succederà mai questo. Ecco perché mi sono rassegnato. Lui starà con noi per sempre, fino alla fine dei tempi, portando il Milan sempre più in basso. Sempre più in basso. Guarda, questa versione di te stesso stasera è veramente fastidiosa. Quello che dico io, non è troppo tardi, la rosa non è così scarsa, tutt'altro anzi, cioè io non posso pensare che a dicembre saremo già fuori da tutto. Stai tranquillo, già mercoledì saremo fuori da tutto. Non dovrei aspettare così tanto. E così, senza niente per cui lottare, saremo finalmente liberi anche dalla rabbia e dalla preoccupazione. Ah, che bella cosa, certo, mi sembra giusto. Allora facciamo una cosa, serviamo su un bel piatto d'argento la seconda stella ai cugini interisti. Com'è la seconda stella? E già sono 6 punti davanti a noi, se ne stanno andando, e sinceramente a me mi rode. Beato tu che c'hai qua la cataratta, quello che c'hai, e teniamoci Pioli. Cuciamogliela noi, direttamente sul petto agli interisti, la seconda stella. Pioli out, te ne devi andare. Ora ti riconosco, così mi piace, dai, mi aggrego anche io. Pioli out, Pioli out.